Buongiorno amici di Billiard Channel, bentornati, e che 5 birilli siano, comincia davvero da qua la stagione per quanto riguarda il gioco principe della nostra specialità del biliardo. Da Calangianus, ma adesso vi spiegheremo, in regia abbiamo Fabian è a casa. Fabian è a casa e lo salutiamo intanto, e salutiamo anche Simone Favalli che non è qua con noi. In regia abbiamo Tom Ruban, Daniel Bozza invece alle soggettive, e poi vi presenteremo una persona importante che è arrivata a ingrandire la famiglia di Billiard Channel. Sicuramente non è una novità invece che ci sia il sottoscritto a chiacchierare con voi e per voi insieme al suo inseparabile socio Nicola Biondi. Buongiorno Nico. Buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca, ma soprattutto un grande buongiorno ai nostri amici di Billiard Channel. Che dire, siamo ancora una volta a Calangianus, ve l'avevamo preannunciato al termine della bellissima manifestazione internazionale che abbiamo commentato circa 10-15 giorni fa. E siamo qui appunto per la terza prova NBC, perché non si concluderanno le dirette Billiard Channel alla fine di questa manifestazione, che è la terza prova dell'NBC, è la prima prova che si svolge finalmente all'italiana. Molti aspettavano questa prova perché sono state le prime due prove, la prima a tutti i doppi ad Arco di Trento, poi la seconda il Gran Premio di San Vincent, che valeva come seconda prova del nuovo circuito NBC. E questa è la terza prova, però la prima appunto a Castello Piccolo, a 5 birilli. Alla specialità principe. E allora, nonostante ci siano state un po', innegabilmente, un po' di polemiche, diciamo più che polemiche, perplessità sulla location di questa NBC, abbiamo comunque superato i 500 iscritti per 57 batterie per quanto riguarda le selezioni disputate qua al Palexpo di Calangiano, al Padiglione Expo di Calangianus. 57 batterie che hanno generato questi finalisti della prima fase. Alcuni di loro, chi ha preso la X7 se non sbaglio, sono già nella fase finale, cioè vanno già ad accoppiarsi con i 48 nazionali della parte bassa della classifica. Altri invece, la maggior parte dei vincenti della batteria, dovranno passare un turno di gioco, una è questa partita che adesso vi presenteremo, per approdare poi alla seconda fase, quella che va ad accoppiare gli aspiranti con i nazionali della parte bassa della classifica. Chiaramente i vincenti di quella fase poi andranno a generare un altro accoppiamento che inizierà domani mattina con i nazionali, i primi 16 della parte alta della classifica, per poi approdare al tabellone dei pro. In campo, quello che vedete tirare in questo momento, il Ternano, ex professionista del calcio ma già ormai stranoto nel biliardo, Alessandro Cibocchi, già campione italiano dei Master, era il 2022, e vinse un bellissimo titolo in finale con un giocatore che adesso addirittura è nella categoria dei pro, e stiamo parlando di Marcello Di Lena. Se la vedrà contro questo signore, alcuni di voi non lo conoscono, però Vittorio Gibilisco, grandissimo talento, e all'inizio di questa manifestazione, proprio in finale di batteria, si è preso giusto la curiosità di eliminare Crocefisso Maggio alla bella per 3-2, ma non è nuovo a queste imprese, perché questo signore qua, un po' di anni fa, una decina diciamo, forse anche più di 10, mi sembra fosse stato 2011 o 2012, sì, esatto. Adesso cercavamo qualcosa in rete ma non l'abbiamo trovato partite. Comunque eravamo a Narnali, entrò nel tabellone dei professionisti, si arrese soltanto a Giovanni Muro, dandogliela anche molto dura. Un paio di prove dopo, a Terrazzano di Ro, ebbe un'altra bella galoppata, poi ha frequentato in modo diciamo altalenante. No, ha proprio smesso per alcuni di giocare, però Vittorio è davvero un giocatore di cui bisogna stare attenti, anche perché vincere con Maggio 3-2 all'italiana non è facile. Tra l'altro quella prova, giusto dirlo, almeno lo salutiamo,
e lo ricordiamo, sì, più che altro fu vinta da Micucci, a cui sicuramente va un caloroso abbraccio alla famiglia, alla moglie, a tutti gli amici, perché purtroppo ci ha lasciato quest'estate, quindi l'estate scorsa. Quindi sicuramente è un bel modo per ricordarlo, ricordando quella sua bella vittoria in quella prova di Narnali di Prato, sì, dove vinse in finale con Mannone. Sì. Allora, mi ricordo benissimo, c'era l'usanza in quella BTP di far firmare il panno da gioco a chi vinceva. Esatto. E è un'usanza che non è brutta, diciamo, sì. Molto, molto carina, molto quantomeno folcloristica. Allora, vi dicevamo, intanto che è arrivato anche Mirko, a cui chiediamo proprio lumi in diretta, la famiglia di Billiard Channel si è ingrandita di una persona che noi conoscevamo già. Una persona di peso, anche oltretutto. Sì, giocatore anche di peso, un'ottima prima categoria, parliamo di Andrea Costantino Levote. Io e Nicola lo conosciamo già da qualche anni, tempo, sì, sì. Assolutamente bravissimo storytelling, bravissimo videomaker, anche scrittore, anche ha scritto un libro bellissimo sul calcio, sì. E quindi Andrea Costantino Levote curerà tutta la parte media, diciamo, del processo, cioè è diventato parte del processo di sviluppo della federazione anche da questo punto di vista. Quindi vedrete dei video, ce n'è già qualcuno pubblicato peraltro proprio sulle pagine social della Federazione Italiana Sport Biliardo Bowling. E quindi benvenuto Andrea, e dai, è bello lavorare con, è sempre bello lavorare con Andrea Costantino Levote. I soci del biliardo lo ricordano, perché Andrea è stato quello che tanti anni fa ci fece la nostra prima intervista, sì, eravamo a, sì, Torino nel 2016, qualcosa del genere, sì. C'è ancora, sul, c'è ancora web, da quella... qualche parte, sì, quindi, sì. Dai, siamo contenti, andiamo alla partita che è già iniziata con delle marcature importanti. 29-9 il parziale in favore del Ternano Alessandro Cibocchi. Qui Gibilisco ha giocato una raddrizzata, una steccata molto rigida, non ha, sì, scaricato, poi l'effetto. Diciamo, ha promesso l'effetto a sinistra, ma l'effetto a sinistra non è partito, anzi forse è partito anche quello a destra, eh? Sì, non, una steccata un po' scomposta, una forza importante. Vediamo se Cibocchi mantiene i suoi livelli di colpitura standard. Direi che mantiene bassa la forza, si sviluppa bene subito verso il filotto la biglia avversaria. Bravo. Buono anche, bravo, il contatto con il pallino che riporta tutto in difesa. 9 per Cibocchi, vantaggio importante. 11. Vantaggio importante per Cibocchi, il primo set 49 per ora. Vittorio non è entrato ancora in partita. Quello che abbiamo notato anche nella fase di prova biliardo è che mi sembra un biliardino che, a cui è stato cambiato sicuramente il panno dall'ultima manifestazione, ma mi sembra che abbia un rientro abbastanza importante. Due a mo' di tre si salva bene Vittorio Gibilisco su questa conclusione. Qui se Cibocchi alla corta, senza rischiare, ci può essere un pallino da tre con una divisione. In alternativa, se deve curvare troppo, potrebbe anche pensare di entrare un po' di più del giusto e spostare la sua verso la sponda lunga, però mi sembra non bellissima. Potrebbe rimanere anche più in mezzo e pagare il filotto, e se no qualcosa al volo. Decide per la corta Cibocchi. Vediamo se ha la possibilità proprio di giocare il pallino da tre dalla parte stretta. L'aveva abbondantemente, perché sì, ha un po' scartato, quando è partita, scartato tanto questa biglia. Beh, ci sta, anche un puntale, vedo puntare, sì, in carbonio, sì. Diciamo che è un po' la tendenza di questo materiale ad avere uno scarto immediato, magari un recupero poi nel lungo, però lo scarto qui, il recupero c'è stato poco. Eh sì.
bricolla per GB Disco. Bisogna colpire col carbonio, bisogna colpire più in testa per evitare proprio il momento iniziale di spostamento della battente. Deve cercare di trovare un po' di feeling Vittorio con il tavolo. Resta una buona difesa, ma la difesa 49 non si scrive in tabella. Soprattutto non impensierisce Cibocchi, che mantiene 31 punti di vantaggio. 5 sponde per Ternano, che come hai ricordato tu è un ex professionista del calcio, ha giocato ad alti livelli, ha giocato anche in Inghilterra, nella Championship. Una squadra allenata da Di Cagno, ha chiuso lì fondamentalmente la carriera, poi è rientrato in Italia ma ha fatto qualche apparizione nelle squadre minori, ha giocato anche in Serie A nel Torino e poi è stato bandiera della Ternana, suo un gol, era un terzino sinistro, Cibocchi dai piedi dorati e suo un gol che gira ancora su Facebook. L'ha appoggiata lì. Sì, al volo, tirò un proiettile terra-aria al volo e poi andò a esultare sotto la curva delle fere. Di una passata GB Disco, anche perché deve riuscire ad attaccare e difendere, non riesce né ad attaccare e né tantomeno a difendere. Sì, diciamo che è un set un po' segnato. Cibocchi è molto più abituato di Vittorio GB Disco al set televisivo. Qui c'è un disturbo, Alessandro ha guardato fuori dal tavolo. Filotta a incrociare per Cibocchi, 2-2, vediamo se viene il filotto in terza passata. Avevi detto che c'era questo spiccato rientro e si nota proprio da questa conclusione. Sì. Solo le ali per Castello, per Cibocchi, 4 punti. Vediamo i risultati anche dagli altri campi, se abbiamo il pannello almeno facciamo un riepilogo generale. Questa fase del primo set che è abbastanza segnata a favore di Cibocchi. Ed eccoli lì i risultati, il nostro rullo. Vediamo chi sono i giocatori impegnati in questi nei 12 biliardi, come vi dicevamo, montati qua al padiglione. Allora, biliardo numero 1, un derby di tesseramento toscano, Danilo Deiana che è avanti 1-0 contro il livornese Giacomo Bardelli. Giovanni Nicolò è sotto 1-0 contro Giuseppe De Luca. Teo Faiella è sotto 2-1 contro Giorgio Minelli. Marco Rossetti, che è un giocatore toscano, una prima categoria toscana, è alla bella contro Simone Spagna, 56-49 per Spagna. Stefano Santini, un altro toscano, è sotto 2-1 contro il romagnolo Luca Selvatici. Avanti il maestro Gerardo Mascolo, 2-0 contro Antonio Baldanzeddu. Thomas Giovanni Primon è sotto 2-1 contro Marco Ganghini, e Marco Ganghini avanti nel quarto set 52-22. Danilo Fois, tra poco inizierà l'incontro contro Giovanni Casula. Sul biliardo 10 Andrea Fracchia se la vedrà contro Mario Alibrandi, e il biliardo 11 invece vedrà impegnati tra poco Massimo Landolfo contro Ermanno Bianchi, il toscano Ermanno Bianchi. Il tavolo 12 chiaramente è quello di nostra competenza. Arriva molto vicino a chiudere questo primo set Cibocchi, ne realizza 5, ne gliene mancavano 6, quindi sarà solo questione di qualche attimo per mettere intanto la parola fine a questo primo set, che non è stato sicuramente molto molto fortunato per GB Disco. Deve ancora partire la partita di Vittorio e vediamo come saprà reagire. Per adesso davvero non è stato presente sul tavolo. Ecco,
Ah, sono curioso del derby toscano tra Rossetti, Marco Rossetti e Simone Spagna. Era avanti 2-0 Spagna, sembrava tutto in discesa per il Lucchese. Intanto, scusami Nico, qui ha chiuso Cibocchi e dopo, al termine del replay, andiamo in pubblicità. Ogni pezzo di legno è un racconto. Ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. Tutto pronto per il secondo set, l'ha chito Alessandro Cibocchi, avanti 1-0. In questo 32esimo di finale, valevole per il passaggio al primo tabellone dei nazionali. Abbiamo ricordato in apertura, diciamo, 449 iscritti a queste batterie di qualificazione, sicuramente meno rispetto a quelle delle prove che si sono svolte precedenti a queste ad Arco di Trento e a San Vezzano, anche insomma un po' per la difficoltà del raggiungimento della Sardegna. Infatti un tabellone molto più corto, infatti questo è un turno proprio valevole nell'ingresso dei nazionali. E qualcuno che ha vinto la batteria addirittura non ha pescato la partita dell'acqua, così in gergo viene chiamata, come hanno pescato Cibocchi e Gibilisco. Sette mi sembra che siano i fortunelli, eh? Ma io non la trovo una fortuna, ti dirò, perché se vuoi andare avanti in un torneo, non è che finisce lì il torneo, no? Quindi devi giocare, e secondo me la partita in più, cioè io non vedo mai la X un vantaggio. Dipende poi a livello di punti, a livello, sì, no, no, lascia, al netto delle classifiche, al netto anche al dei netto premi, al netto, sì, di quello che vuoi. È normale che se prendi la X, poco tanto tantissimo, hai più punti e più premio, e stiamo parlando del nulla, cioè nel senso che non è che è una cosa, non c'è un milione d'euro di differenza tra una partita e l'altra, leggermente meno, appunto, e quindi al netto di quella cosa, come ti dicevo, io preferisco giocare. Tanto angolo per Cibocchi che risulta stretto, un angolo tirato molto più per la difesa, con la garanzia di questa forza ad allungare bene la biglia avversaria in fondo al tavolo, anziché per la precisione della marcatura. Obbliga questa bricolla, sicuramente, che può diventare insidiosa. Gibilisco, fattibilissima, però chiaramente una garuffa, che è una bricola che va sbagliata sullo stretto per non lasciare un giro, ecco, o addirittura tanto presa sul largo può lasciare anche un traversino a girare. Eh sì, perché presa così, è presa al contrario della ragione, si può anche interpretare così, ma bisogna aumentare la forza, aumentare considerevolmente la forza quando si gioca la palla al contrario del lato di ragione. E quando una palla, come in questo caso, era stretta, era impostata stretta, e si vuole sbagliare larga. Intanto una bella prestazione di Marco Ganghini, che ha avuto ragione per 3-1 di Tomas Giovanni Primón. Traversina a girare per Cibocchi, ben giocato, ben interpretato. Assolutamente sì. Classico traversino anche per i nostri amici. Quando ho giocato questi traversini, badate sempre, la diagonale era proprio impostata così come l'avete vista, state sempre sulla parte grossa del tiro, cioè non vi deve spaventare il fare il 2 stretto, perché porta comunque le biglie in difesa con questa forza. Non andate scarsi, perché si ai 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 ai, il peggior punto che si poteva prendere questo.
Sì, sicuramente non fortunato questo inizio, anche questo inizio di sette per Vittorio Gibilisco. Che... Anche se ti dirò, però, non me ne volere Vittorio, con... non so se avrei dato questa forza. È uno spillo, la palla attaccata è uno spillo già quando tiri dalla parte corta, cioè tra attaccata e staccata leggermente cambiano le possibilità in un modo incredibile. Non mi sarei preso questa responsabilità 0-0, non so tu, ma... No, avrei dato la classica mezza forza che se la prendo piena le ripareggio al 20. Io non avrei scelto di lì, ti avrei scelto sì, sotto a parte, dall'interno della pallina a parte. E ci avrei tirato. Sì, se tiri tiro di sopra, ma non, a questo punteggio non so se avrei tirato. E tra l'altro è anche impreciso sulla conclusione frontale. Gibilisco, che lui che è un nasce come un colpitore. Nasce e cresce come un colpitore eccezionale. Beh, è un po' terra di Sicilia, un'altra di quelle terre dove i colpitori sono. Diciamo è facile trovarli. Sì, giocano abbastanza bene la palla davanti. Un biliardo abbastanza aperto. Champagne. Biliardo champagne. Giro. 8-2 il parziale, ma non lo so se la vedo da giro. Dici no. Gioco lo striscio stretto. Anzi, lo striscio proprio. Era la classica posizione. Ecco, questa è lei. La nelunele. Tra giro e striscio. Sì. No? Delle volte vederla quasi da giro è più brutta, è più penalizzante. È più brutta, sì. Meglio vederne meno, almeno lo sbaglio lo fai. No, ma sai, quando è così, sai cosa preferisco tirare? Abbasso la forza e gioco la raddrizzata. Fino al pallino è buono. A riportarle, a non pagare il tiro. Ora se lo deve guadagnare questo, Sì, partiva da sottosponda. Qui, al contrario di prima, la steccata era davvero buona. Molto buona questa. Preso prima, palla scarsa. Prima un po' scomposto. Sì, un po' scomposto. Ci pulisco anche perché è un tiro frontale dove bisognava essere abbastanza precisi. Qua ci voleva più un'abilità sulla steccata anziché sulla precisione di porzione di palla. Sì, qua l'abilità nella steccata che sta nel schiacciare la palla verso il panno. Perché su una palla del genere, come tiri e sollevi leggermente la punta nel contatto, il pallino gli può far gioco. Sì. Vediamo. Gli può far oddio. Gioco. Anche Soch. Di qua. Soch. Io ti voglio bene, guarda, lo so che queste cose tutti pensavano potessi tirarlo subito, ma c'era anche però, l'altro disegno per Soch, fare il traversino. Io lo sai, ti voglio bene su queste cose, però questa la vedeva anche Buscelli. Questa la vedeva anche Buscelli. Intanto è venuta. L'ho detto in dire, vabbè. Vabbè, è noto che tra l'altro è anche Andrea Bocelli, che è anche un appassionato, non ci crederete, adesso non è una battuta, è un appassionato di biliardo. Sì, conosce molto bene un costruttore di biliardi proprio in quella, nella zona del Pisano, e tra l'altro conosce anche molto bene Matteo Gualeni. Ah, senti là. Sì, hanno fatto anche delle sessioni fotografiche insieme. O addirittura di seconda. Secondo doveva muoversi parecchio. Io pensavo che giocasse proprio l'angolo di prima, ti dico la verità, anche perché quel pallino poteva giocargli a favore. Ma io avrei giocato con il pallino lì anche lo sfaccio di una passata, se la tua corre poco. A parte che correva bene. Non lo so, non è... era una posizione ibrida effettivamente. Sì, poi biglie vicine, biglie lontani, famoso detto. Una cosa adesso, a parte a chiusura di quello che stava dicendo Nicola, il fatto di un impatto controllato sul pallino la dovete vedere come una possibilità del tiro, cioè non c'è nulla di fortunoso in quello che ha tirato Alessandro. Quando ci sono quei contatti lì col pallino, e chiaramente il punteggio lo permette, è normale che se siete nella totale necessità di difendere, bisogna cambiare tiro.
però ci sta, spesso e volentieri ci sono dei pallini intercettati in modo fortunoso, ma no, ma anche sullo stesso angolo, anziché tirarlo di seconda, se la prende più scarsa e lo tira di prima il pallino un pochino più largo, il esatto. pallino te la può deviare, quindi quello lì è proprio una deviazione, non è un stavo ho preso questo discorso proprio per agganciarmi a quello che hai detto prima dell'angolo. Una attenzione, non è partito l'effetto. Una eventualità di Cibocchi potrebbe essere un mezzo colpo in controllo, lasciando la sua vicino all'angolo, a farsi buono anche un contatto, magari sul largo, ma anche sullo stretto, da lì, sul pallino. Realizza sicuramente il pallino sullo, da tre. Sullo stretto, ora farlo proprio largo e buttare dentro il pallino, voleva dire prendere un abbaglio. Giocandolo piano, quello certo. che ha tirato lui ci poteva essere anche l'impatto sul largo, cioè quindi certo. fai una quattro sponde un pochino più stretta, oppure capito, passa di lì e puoi intercettare quel pallino e quel pallino lo butti dentro. Dandogli un'occhiata sulle sì, possibilità sì. che uno riesce, potenziali, poteva essere un'idea, e è un impatto controllato che secondo me si tira. Tanto grave errore di Cibocchi che su questa bricola proprio è partita liscia, non è partito l'effetto. Concede biglia libera ben sfruttata da Gibilisco che realizza 10 punti. Eccolo qua il nostro Andrea Costantino Le Vuote. Ah sì. Bravissimo, oltre a un bravissimo storytelling, scrive davvero davvero bene, scrive molto emozionalmente Costantino. Andrea, dai, per noi Andrea. Bricolla per Cibocchi che qui effettivamente tocca la biglia d'effetto al contrario di quello che aveva fatto nel tiro precedente, però risulta sempre largo, ma ci sta, forse essere stata anche una mezza steccaccia, ci sta, sì. Ricolla per Gibilisco, anche qua il pallino fa strada sicuramente. Sì, qui giocava su uno straerrore sullo stretto, il pallino poteva giocare invece in difesa ancora più sul largo, perché poteva poi prendersi il pallino come scudo difensivo. Oltretutto qua è molto più da guida il pallino per Cibocchi, messo nella posizione ideale che potrebbe anche, diciamo, favorirlo su una forza un pochino più eccessiva, non troppo, ma insomma, e potrebbe garantirgli una deviazione su una presa di palla sullo stretto. Guarda, hai detto giusto, stiamo parlando di una forza, possiamo dire appena più del giusto. Sì. Questa non sembra male come forza. Adesso dobbiamo cercare di capire anche noi. Sicuramente abbiamo notato una cosa, tanto che rientra tanto. Rientra tanto e abbiamo già visto che c'è una diversità di corsa rispetto a quello che abbiamo visto qualche giorno fa, quando c'erano in campo le biglie puntinate, che hanno, ormai lo sappiamo, una corsa, un fine corsa decisamente più lungo, e quindi qua percepiamo una necessità di spingere leggermente più importante. Chi errore sullo stretto che porta andato un pallino da tre a Gibilisco, per come poteva andare, insomma, si è preso tre punti che sicuramente fanno classifica, lo portano a 32, però sicuramente una imprecisione da parte di Vittorio, che giocava un tre sponde di calcio sul largo, l'ha presa tanto stretta. Capisco Alessandro cosa stia guardando, ma non è, mi sembra un angolo bellino da giocare, anche a spingere, però sta tirando qualcosa di forte. Però da chiudere? No, mi ha ingannato lo Strator. Da chiudere, non è bellissimo. Si deve spostare, questo stava guardando Alessandro probabilmente. Bilanciare questa non era semplice, bravo Alessandro. Bravo per la forza, perché si è preso questa tolleranza proprio per far battere la battente sulla corta, rispostarla verso il centro del tavolo. Per fare questo movimento con la palla battente ha dovuto necessariamente dare la forza alla bianca. Sì, qui prendere anziché la corta in prima battuta, prendere la lunga è un volo. Lì aveva la figuraccia atomica, esatto, che aveva un po' più di cosa, perché quel pallino lì anche sull'angolo stretto giocava, quindi
Sì, però insomma, però forza di farlo tanto stretto, ci sta di prendere lo striscio anziché l'angolo. Se vi volete levare la curiosità, intanto anche... Landolfo, eccolo qua, quadrato, Maurizio. Se vi volete levare la curiosità, provate. Che è qui da un mese. Sì, ormai ha fatto. Se fosse estate sarebbe bello abbronzato. Se vi volete levare la curiosità, provate a battere questo angolo qui di colpo in testa, che è, ve lo dico prima, è un errore, perché di colpo in testa prendereste la lunga quasi sistematicamente. Rispetto al colpo in pancia, sfortunatissimo Cibocchi, caruffa presa negli occhi, passa in mezzo, tocca tutti i birilli del filotto, ma non ne cade neanche uno. La risposta di Gibilisco, sempre di Garuffa, sullo stretto rimane sotto misura abbondantemente. Anche qui l'abbiamo detto tante volte, la parte stretta e la parte giusto larga della Garuffa hanno due forze assolutamente diverse. La prima vuole una forza più importante. Traversino, vediamo con che forza lo gioca di due. Non mi ha entusiasmato, diciamo si è fidato molto del fatto che questo pallino potesse aiutarlo nella difesa, però sicuramente è una conclusione che ti porta a marcare un po' meno punti. L'unico neo però che ci trovo come bilanciamento che abbia tagliato una palla così distante da sponda, sì, guarda, se taglio se taglio probabilmente me lo faccio scappare leggermente interno, nel senso lo punto dentro per non dargli questo. Forse un'infinezza all'uscita Gibilisco, che sfrutta anche lui la posizione del pallino per allargarsi lo specchio del castello. Perfetta questa, bravissimo Vittorio. Anche perché il pallino adesso da Noia penso certamente preclude anche, no, sul 5 ci potrebbe anche arrivare, anzi passaggio tra birilli e pallino non c'è, credo proprio. Sembra proprio che sia copertissimo. No. Alla fine se va qui va d'accosto. Cosa però ci deve arrivare lunga, ma non ci può arrivare, addirittura non la tocca, questa la lascia lì quasi. Sì. Tanto vediamo un po' la situazione sugli altri tavoli. Al biliardo numero 1 Mezzanotte contro Pane Bianco, Giovanni Nicolò è sempre sotto 1-0, siamo al secondo set contro Giuseppe De Luca. La bella invece Minelli Faiella. Al biliardo numero 4 è stata chiamata la partita tra Mauro Cuccia e Alessandro Locci. Al biliardo numero 5 entra in pista Alfredinho, Massimo Alfredo contro Alessandro Clerico. Il maestro Gerardo Mascoli avanti sempre 2-0, ma leggermente sotto nel terzo set contro Baldanzeddu. Chicca contro Galeotti tra poco al biliardo 7. Al biliardo 8 Fois contro Giovanni Casula. Al biliardo 9 Nigro contro Francesco Arzillo. Al biliardo numero 10 Fracchia al primo set avanti 20 punti contro il siciliano Mario Alibrandi. E al biliardo numero 11 invece Landolfo è avanti 49-14 contro il toscano Ermanno Bianchi, e si parla del primo set. Tanto sfrutta nel migliore dei modi questa biglia libera Gibilisco, si porta a 44, non brillando, però Gibilisco in qualche modo sta cercando di ricucire questo gap. Si sta rimettendo in carreggiata comunque. Complice anche qualche piccolo passaggio a vuoto, anzi qualche passaggio a vuoto. Beh, il passaggio a vuoto più evidente di Alessandro è partito tutto da lì, da quella bricolla, certo. ...44-23 il parziale. Gibilisco va a vedere quanto stacca da sponda la biglia avversaria per capire se ha a disposizione questo ingresso. Questo si possono anche spingere tutte e due sulla corta. Può
può anche non essere necessario scavarlo quell'ingresso. 20 punti avanti. Ah, credo tiri una sponda palla forte. Sì, sì. A contenere dovrebbe dare una forza della buca. Ora la vicinanza forza, c'è. La forza forzandolo sì, tanto. A buttarla in fondo. Questa qua. Esatto. Bravo. Questa qua. Giocata molto bene, ottimo. Guadagna anche 4 punti, perfetto, bravissimo Vittorio. Bella questa, scelta eseguita benissimo. Questa era bellina, era in controllo, giustificata sicuramente dal fatto che l'avversario era vicino a sponda, quindi sì, il controllo poteva, ce l'ha necessariamente. Sì, esatto, e tutto sommato anche su una presa larga del tiro, quel pallino, anche o su un leggero difetto di forza, quel pallino poteva dare anche noia, ma lì sì, poi c'aveva anche la marcatura potenziale del pallino, sì, a 3, sì, sullo, sì, stretto, esatto, c'aveva, arrivando dall'angolo della lunga, opposto della lunga, aveva insomma un castello diciamo un po' più ampio, sì, non volendo rischiare l'alternativa, quella che vi ho detto, si tirava dalla sponda, sulla sponda lunga con tanto effetto a sfacciare, portarla in corta. Sicuramente una scelta più conservativa, che chiaramente non prevedeva realizzazione. E quindi non si salva su questo giro volante. Cibocchi ha tentato un po', forse tutto per tutto, lascia questo giro mano sul panno, anche se si deve allungare molto sul tavolo. Meglio. Le biglie sono davvero vicine. Meglio se si deve allungare, chiude meglio la palla. Infatti realizza 8 punti, un GB disco, 56 a 23, come erano fatti molto i giochi prima. Esatto, sono abbastanza scontati anche in questo secondo set. Per ora non c'è stata battaglia, diciamo, il primo set è tutto a favore di Cibocchi, il secondo set è tutto ad appannaggio di GB disco. E quindi, se come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, è la terza match. Dovrebbe essere più combattuta. Più combattuta. È un match che dovrebbe potenzialmente dire bella o comunque essere proprio combattuta fino in fondo. Alla spicciolata intanto stanno arrivando anche tutti i giocatori anche della categoria nazionale. Mi sembrava di vedere il Ronnie O'Sullivan italiano, anzi sì, ce l'abbiamo proprio qua davanti a noi in tribuna, Michele Cosci. Oggi senza coda. Air free. Un po' selvaggio. O come direbbe tua moglie, un po' servaffio. Con le R. Tanto giro sullo stretto, secondo me vedeva questa porzione, una porzione che gli garantiva lo stretto del castello, una conseguente difesa centrale, attende una situazione migliore per dare l'ultima scoccata per far suo il primo set GB disco. Questa viaggia bene, bravo Alessandro. Stava per passare nel mezzo anche questa, una conclusione poco fa davvero sfortunatissima. Ecco lì c'è Montereali, Santi Caratozzolo, Giovanni Triunfo, Margutti, Michele Cosci, Margutti al PC. Ah, non l'avevo riconosciuto al PC Margutti. Quattro punti a chiudere per GB disco. Garuffi in una posizione abbastanza agevole, va giustamente dalla parte larga, si mette in zona pallino. Che male non fa, soprattutto quando ti mancano 4 punti. Qui se non ha il passaggio verso il castello di 3, ce l'ha? Sembra dura, a fare zero, a meno che sì, ci potrebbe essere forse il 2 di testa dell'italiano, se riesce a prenderlo. L'impatto col pallino gli garantisce una steola con eclisse piena, questa è un'eclisse totale. Però parabolando al pallino da 4 a disposizione. Arrivando dall'angolo di parabola, il pallino da 4 diventa grosso. Mm.
Vediamo una scelta di Cibilisco. Deve comunque marcarla, perché ho visto anche lasciarla lì, quella palla lì. Sì. Anche perché poi se no prendi il calcio al pallino se esatto, la lasci lì. Esatto. No, che non è simpatico, non prendere il calcio al pallino. È il motivo per cui era una scelta che poteva essere ponderata, perché per la paura di cui vi stavamo raccontando io, Nicola, fai questa roba qui. Se non prendi quell'altro e prendi il calcio al pallino, sinceramente insomma... l'unica cosa che a prescindere avrei ragionato sul tavolo è la forza, che non avrei tirato così, avrei tirato una forza più brillante proprio per tutelarmi da questo. Nel momento che alzi gli puoi dare anche, se alzi poco non gli devi dare tanto. Esattamente, quindi... E anche perché alzare e aumentare la forza ti portava di più sulla parte di sfaccio della palla. Traversina a girare che riporterà in qualche modo abbastanza vicino al pallino la gialla. Vediamo la forza della bianca, forse un po' abbondante. Però tutto sommato riporta... Sai che se gli fa 16... e si allontana un po' il pallino, può diventare bellina sta partita. Si sarebbe messo per 12, adesso ne ha realizzati 12 e si è messo per 16. Fammi un po' vedere sto 5 di calcio, che almeno provo il biliardo, socio. Tanto che allora guarda di che chiude, appunto, allora questa qua diciamo che la faccio uscire a 40, questa va battuta quasi in buca. Diciamo che la fa, no, un po' prima della buca, sì, la faccio uscire a 40. Mandalo pure in diretta allo Strator. Io la mando per il 40, che sarebbe questa uscita qui. Vediamo un po'. È stretta lo stesso, guarda. Ah no, è stretta. Te l'ho detto, quasi in buca. Sì, lui l'ha anticipata addirittura rispetto alla linea. Sì, però l'uscita del 40 era stretta, perché poi dopo si è stesa un po', sì, e ha battuto lo stesso a 40. Il 40, diciamo, se il biliardo sta bene, toccando il 40 corrisponde al 15 della lunga gomma, per intenderci. Su un biliardo stabile corrisponde al birillo esterno dell'italiano, come uscita canonica. Che chiaramente deve evitare il largo del Castello Cibocchi per allontanarsi dal pallino, infatti sta sullo stretto, non è un caso. Bravo Alessandro. Bravo Alessandro. Peccato, perché non so se aveva nella disponibilità anche la possibilità di marcare 3 difendendo, ma forse era lì. Non ritirerebbe. No, neanch'io ritirerei, sinceramente. C'è da fare solo peggio di così, anche a marcare. Questa è uscita non comoda per Cibilisco. No. Perché più che altro deve evitare lui quello che quello che non deve fare adesso è tirarla veloce, perché veloce potrebbe essere davvero un danno. Perché se per caso beve... Perché gli si può avvitare. Questa è la posizione proprio precisa, se ti si avvita bevi 8. Se no, la pigli scarsa là, mamma mia che brivido per Cibilisco, mamma mia. Questa velocità qua, non me ne volere Vittorio, ma non l'avrei tirata. Si è preso un bel rischio. Rischio sia su una presa di palla sullo stretto, ma anche sul largo, perché se beve qualcosa e mette in chiusura Cibocchi. Poi ti metti a quella forza nella... Comunque socio, era 56-23, siamo riusciti a allungare questo primo set. Come abbiamo detto, l'abbiamo... i nostri poteri sono già venuti fuori. Abbiamo delle guffate inside oggi. E sì che di valigie, tu una, io due... streaming zite, non ce ne dovrebbe essere tanta di guffata. No, ma l'abbiamo lasciata qua dall'altra volta. Ok. qui pausa, giustamente, di riflessione per Alessandro. Bisogna vedere quanta ne vede. No, traversino di misura. No, può giocare. No, più che altro, pallino da 3. Traversino di misurissima. Il 3 a mo' di traversino. Bravo.
lui, eh. No, non me le dare mai. No, va bene, io te le do le soddisfazioni. Trazione di misura camminava con un proiettile, sul 3 era abbastanza proporzionato come corsa. Bravo Sosh. Ha richiesto. La soddisfazione. Una volta me la davi, ho rivisto le telecronache, che vecchie me la davi. Poi siccome ti rode questa cosa qua, e allora sei una brutta persona. No, sono una persona giusta e saggia, diverso. Bricolla per Gibilisco. Attenzione, ancora una presa larga di Bilia. Qui sta rischiando, sta giocando con il fuoco Gibilisco. Adesso Cibocchi è andata a 47. Vediamo com'è messa questa palla. A parte che abbasso la linea dello strato perché ho fatto uno strato un po' spezzino prima. Vediamo dove guardano le biglie piene innanzitutto. Allora, manda lo Strator, Tom, per cortesia. Le biglie piene guardano... Ah, bello. Questo bigliato di schiacciata è proprio palla piena. No? No. Palla piena larga, questa palla qua. Chiude tanto, eh? Sì, ho capito, ma chiude tanto, ma... Con la palla lì, secondo me, questa è proprio impostata per andare al centro. Giro ad andare al centro. Infatti, palla piena sì. Non l'ha valutata male qua, perché è proprio la differenza 30. L'ha valutata come l'ho valutata io. La differenza 30 è la differenza che con la forza della mezzeria ti porta al centro su questo giro. Con la palla in mezzeria. Fine pallino da 3 per Cibocchi. Attenzione, solo 2, rimangono 2, vediamo il rimpallo. Mamma mia, attenzione adesso, set point per Cibocchi, emozionatissimo, combinata comunque, qua Gibilisco. Guardate, per chi non lo conosce, noi conosciamo bene Gibilisco e vi posso garantire che gioca straordinariamente meglio di così, anche perché se gioca così non vinci, giocare così non vinci a maggio 3-2. No, non duri come un gatto in mezzo alla ureglia con Maggio. Set point per cioè anche il pallino da 4 potenziale, anche da 3. Se spara sulla fila di prima. Sì, ora con questo rientro, sì, forse ce l'ha sempre. E chiude Cibocchi, mamma mia che qualità, 14 punti per Cibocchi, quindi 2-0 per Cibocchi, parziale devastante per il Ternano, e si mette avanti 2-0, avrà tanto da cui rimaricarsi Gibilisco. Pubblicità. Eccoci tornati in diretta per seguire il terzo set, davvero incredibile quello che è successo nel secondo set, avanti 56-23 Gibilisco, e effettivamente Gianluca si è un po' quasi impegnato a perderlo questo set. Sì, si è impegnato secondo me per poco, si è impegnato, poca lucidità per Vittorio che abbiamo visto partire molto emozionato. E quell'emozione lì se l'ha portata dietro fondamentalmente, perché anche la gestione degli ultimi tiri, anche a livello di scelta, non sono del suo livello. Sì, anche perché... Poi bravo Alessandro, perché Alessandro adesso, a parte tutto,
Alessandro gli è venuto fuori con un traversino da 12, giocato benissimo, con un traversino con un pallino da 3, giocato benissimo questa chiusura. L'unico errore di Alessandro è stato la valutazione del giro. Sì, assolutamente. Sì. Poi è chiaro che se Vittorio gli sbaglia dietro la chiusura in quel modo lì, un'altra, anche se non una chiusura non scontata, certo gli è partito una super steccata all'ultimo e poi capolavoro di Alessandro, cioè andava fatta quella chiusura lì, però insomma sì, però un paio di uscite un po' curiose quando era abbastanza attardato Cibocchi da parte di Gibilisco, insomma sicuramente ha fatto più di qualche errore. Eccolo qui l'errore di cui vi parlavamo, che è possibile prendere poi la lunga, era lo stesso tiro su quest'angolo allungando la forza, è andato in scarto e ha preso lo striscio, chiede scusa perché intercetta il pallino da 3, tra l'altro le biglie si posizionano in una situazione sicuramente da guadagnare per Gibilisco, un angolo. Io il consiglio che mi sento di darvi è: se volete evitare questo errore, evitate il colpo in testa. Il colpo in testa in questi angoli si gioca quando si devono chiudere tanto volendo sfruttare la palla più piena possibile. Allora ha senso. Ma se sono così una via di mezzo, mi raccomando, state in pancia, soprattutto quando c'è distanza. Perché se vi parte in testa quando c'è tanta distanza, la palla davvero vi curva. ...7-3 il parziale a favore di Gibilisco in questo terzo set, incontro valevole per l'accesso alla seconda fase della NBC, quindi con l'entrata in campo dei giocatori appartenenti alla categoria dei nazionali, che attualmente sono nella parte inferiore della classifica, chiaramente sempre riferita ai nazionali. Approdati alla seconda fase, bisogna vincere due incontri per arrivare a domani mattina, dove entreranno in campo invece i primi 16 nazionali accoppiati con i vincenti della giornata di oggi, e poi chiaramente i vincenti del primo incontro di domani mattina andranno a loro volta ad accoppiarsi con i 16 professionisti. Questa è la formula, a mio modo di vedere, e lo dico sempre, la più azzeccata. La formula della NBC è una forma assolutamente meritocratica. A me piace incredibilmente. Tra l'altro, guarda, ci sta seguendo anche un componente della squadra tedesca che abbiamo visto qualche giorno fa qua a Calangianus nel campionato europeo a squadre. Salutiamo Luigi La Rocca. Uè, Luigi. Ci segue, mi sembra da Stoccarda, sia di Stoccarda lui. Confermo. ...7-3 il parziale per Gibilisco, impegnato a questa conclusione di striscione di prima intenzione, realizza 7 punti, riesce anche dopo l'impatto col pallino a ricavare una sorta di parificazione, attaccabile però da un traversino di calcio da parte di Cibocchi. 14-3, parziale del terzo set. Se qui le biglie sono dritte, si può giocare lo stesso di calcio, va aumentato il taglio e quindi è aumentata anche la forza. Forza che va aumentata anche perché se si prende il pelo di prima, si fa un traversino larghissimo, ma si mettono le palle in centro. No, non avrei tirato assolutamente di prima. Invece va di prima, no. Cibocchi. Buon per lui che questo pallino forse gli può venire incontro, anche se con un biliardo con questa spiccata caratteristica deve stare rientro. Attento a non rientrare tanto. Bisogna mandarla via quasi molle questa palla qua per farla rientrare bene in terza. Lui si può fare anche di prima con questo. Sì, vabbè, la butti fuori, eccolo qua. La buttata fuori a rientrare gli garantiva una marcatura, ma sicuramente non
una difesa. Comunque sono 13 per obiettivamente per con così tanto rientro non mi piace. A me piacciono i biliardi con rientro, con così tanto non mi piace. È un... tanto, eh? Sì. Più che altro è difficile poi da riquadrare in difesa e gestirlo. Ma anche difficile anche poi anche per la marcatura e su tante situazioni, eh. Sì. Ti dà però ti toglie anche, ti dà qualcosa in più ma ti toglie tanto. Diciamo che è una resa non convenzionale e come tale devi essere, cioè se lo pratichi, se ce l'hai in sala, no, poi ti diventa quasi un vantaggio, però non è convenzionale, cioè non è la resa media. Sì, però anche se lo pratichi in sala ti dà e ti toglie. Ti dà e ti toglie, sì, sei un po' più abituato, magari riesci a gestirlo un po' meglio. Così è un po' tanto troppo. Tanto sfrutta benissimo il traversino lasciatogli da GB Disco Alessandro Cibocchi, perché era messa proprio piena, ha realizzato il massimo, 10 punti. Ha dato 10 punti e ha appoggiato anche molto bene la sua biglia alla sponda lunga. Un appoggio leggermente più lungo per GB Disco, che offre a Cibocchi questa possibilità di striscio. Solo due però per Cibocchi, che accorcia di poco le distanze, ma più che altro non riesce, credo, a difendere al limite la posizione del giro. L'annuncio la partita di dopo. Sì, sembra che abbia il giro, ci pulisco. Allora, la partita a seguire, ci dicono dalla direzione di gara, senza commento, vedrà interpreti Emanuel Cucchiara, che insomma ultimamente è un aficionados del Del televisivo, e se la vedrà con il nazionale siciliano, quindi derby siciliano, Nicola Sgroi. Tanto non ha tirato il giro ma il girone, forse chiaramente non la vedeva da giro, la vedeva piena, l'ha giocata benissimo. Vittorio, ha realizzato 8 punti, ha trovato una buonissima parificazione, si mette a più 20 il siciliano. Vediamo se questi punti saranno sufficienti per garantirsi poi un discreto margine per vincere il terzo set, ma sarebbe il suo primo set che vince in questo incontro. Deve sicuramente riuscire a rimanere calmo, e già questo parziale del terzo set è un segnale positivo per il siciliano, che dopo aver perso il secondo, insomma, tanti sarebbero durati pochi nel terzo. L'importante è che adesso non gli venga in mente cosa è successo nel secondo, però. Cioè, a dire, fammi vedere se la ricombino. Però insomma, già ripartire così è un buon segnale. Si può, a perdere un set così si può anche non partire il set successivo. E adesso Cibocchi impegnato a una schiacciata, a uno schiaffo dalla lunga. Complesso, ma su un biliardo con queste caratteristiche è sicuramente fattibile. La intercetta di sfaccia, è stato proprio questa presa di palla, conferma l'intenzionalità del tiro in attacco. Esiste questo tipo di possibilità. Un po' celestiale la rimanenza. Di solito si termina leggermente lunghi, però diciamo che fa parte di quelle che possono essere le cosiddette eventualità del tiro. Striscio di leggero effetto contro, una mezza garuffetta per Gibilisco sullo stretto. Buona la difesa, e qui vediamo se Alessandro cercherà l'attacco proprio di misura. È in una delle posizioni ideali per il 3 di calcio. È un'uscita davvero prossima al 20. 19, vediamo, non riesco a disegnarla, vediamo se tocca il 19 della lunga.
Infatti, tra l'altro, 20 abbondante, vai via. Lo lascia lì. Cibocchi. No. La sua terza biglia libera dall'incontro. Ne ha date due nel secondo set. Le ha sempre ben sfruttate, posizionandole all'acchito. Gibilisco in questo caso accetta biglia sul posto perché è proprio in mezzo al tavolo. Vediamo se si prende un bel margine. Gibilisco inizia 8 punti, si mette 45 più 30 per il siciliano. E si ricrea un po' la situazione che si è creata nel secondo set. Ancora abbondante come forza, possibilità di manovra per Cibocchi. Bigancio. Qui c'è proprio attacco-difesa, può fare i birilli spostandosi in buca con la sua. Fa birilli sullo stretto, quindi non si sposta in buca con la sua, avrebbe dovuto farli sul largo, però una buona conclusione per Cibocchi. 4 punti, e accorcia le distanze, 45 a 19 in parziale. Sembra affrontare di gancio anche Gibilisco. Sembra andato a vedere proprio in questo senso. I tempi se li ha presi giusti, memore probabilmente della partita, del set perso in modo drammatico prima. Rimane probabilmente sotto misura. Giro a disposizione di Alessandro Cibocchi. Gira ad andare avanti. Ma questo è bello, su questo tavolo. Biado che chiude è molto bello. È cortissima questo. Non ho capito l'intenzione di Alessandro, ma penso proprio non gli sia partita la forza. Pallino 3. La forza, la steccata. Per Gibilisco, anche se non è un pallino messo in una bellissima posizione. No, perché se fai col 3 lì vieni giù anche con la tua. Punto. Film già visto. Sì, infatti, l'ho detto per dovere di cronaca, ma non era bello tirare questo pallino da 3. Non aveva niente di buono questo pallino da 3. Sai cosa poteva essere bello lì? Tirare il 6 sponde, che passa proprio. Se passi bene, se no quel pallino lì lo prendi. E a 45, secondo me, questo era uno dei pallini che si poteva tirare e sfruttare. Vediamo se ci sarà la forza per Cibocchi, che realizza solo 4 punti di traversino. Buon per Gibilisco, che non sfrutta questa occasione. Cibocchi, solo 4 punti, ma quel che è peggio è che lascia un giro di schiacciata a Gibilisco, oppure girone, non so quale sarà la sua scelta, ma girone. Questo dovrebbe essere a segno. Realizza 6 punti. Vittorio Gibilisco si mette a 51. Ma nell'ultima mini vasca. Ti ho visto perplesso sull'angolo di terza. Non ti piaceva? Cioè, tirarci passa di lì. Erano abbastanza dritte. Cioè, ma la tiri a mo' di Erzegovina? No, di colpo in testa. Sì. Gli do il colpo in testa, lo tiri di colpo? No, di colpo in testa, con l'effetto a girare. Se la scarseggio, comunque col colpo in testa giro stretto. Non è... Però un pallino al 35, l'angolo di terza picchia proprio lì, cioè ti fai buono. Tre lo marchi. Sì, io l'avrei tirato un po' più a mo' di sventaglina, a mo' di Erzegovina, non di colpo in testa. Sì, ma l'Erzegovina la tiri di colpo in testa lì. Sennò chi ti tiene? Con la palla la devi tenere. Sì, ma anche se giochi l'Erzegovina. Ma lì, di colpo sotto c'è più controllo. Cioè, di colpo sotto bevi lì. Come fai a girare? A prenderla troppo scarsa bevi. No, bevi a qualsiasi presa. Ora lo dovrei vedere. Ora non è un... tensione. Si è spostato. Sta a vedere. Eccoci. questa la combinata di nuovo grossa, miglie vicine, era comodissimo
Non realizzare neanche due non è un bel segnale per. Attenzione, abbiamo Ok, Nicola no, aveva Piemonte preso. in preda alla crisi alcolica. No, perché vedevo questo I puntato, ho detto, ma. Hai dormito bene, socio? Sì, no, non ho dormito bene. Però eri in mia compagnia, quindi. Sì, certo. Ah, non ti fa più piacere? Chiediamo le camere divise? No, ma era per una questione che è successa ieri, che ero un po' fuori fase, capito? E intanto un altro errore di Gibilisco, di colpo in testa. Ma guarda, qua gli si sono messe anche molto bene a cibocchio, per un traversino Mi di mandi il campo. replay di questa esecuzione per piacere, Tom? Diciamo che l'ultima vasca non è. Non è nelle corde di Vittorio oggi, eh? Oggi. Sono in pallo pieno. Qui traversino di calcio per Cibocchi. Vediamo se sfrutta questa perché può fare anche una bellissima difesa. Ah, sì. O pieno su due stretto, la fa bella davvero questa difesa qua. Realizzato Oi, oi. 8 punti. Si mette 37 meno 14. Lascia la sua abbastanza in mezzo al tavolo, tanto da non concedere un 3 sponde di misura, ma la dovrà allungare. Via, provo il biliardo, provo il biliardo. Secondo me, diciamo, stiamo su una 21, 21-22, diamogli questa di diagonale. Manda pure lo Strator, Tom. Così la sta puntando stretta. No, non tanto stretta. Buona la forza. Buona la forza e alla fine non una bruttissima presa di No. palla delle poche larghe buone che aveva. Alla fine, No. una posizione molto ibrida per Cibocchi. Sì, è bello, passa bene la raddrizzata a tornare indietro a due qualche cosa. Sì, però insomma devi giocare due piglie. No, è una conseguenza, la gialla è una Sì, lo so che è una conseguenza questa qui. conseguenza, però non hai molto margine d'errore. Allora, quando è in questa posizione, che è la sorellina del fisso, quando ce l'hai qui, che però è brutto ad andare avanti. Per me a tornare indietro c'è una bella proporzione. Chiaro che così è delirio, nel senso che Sinceramente non ho capito. Non so, secondo me ha tirato il fisso una passata e mezza, l'ha presa scarsa. Ah, a fare vuoto all'andata. Intanto Mario Papini, grande Grande Mario. Mario. Sempre presente Mario Papini, classe 1939. A luglio compirà 85 anni Mario. E intanto adesso Tanto 8 punti Gibilisco. che tolgono quantomeno un po' di patema d'animo No, a più che altro è Gibilisco. ritornato a respirare autonomamente, diciamo così. Si mette a 59 a un solo punto dalla chiusura.
59-39, un punto a chiudere per Gibilisco. Ma è proprio una meraviglia come tiro di chiusura questo. Forza da resti. Semplicemente a cercare di buttarla in fondo, se lo prendo bene. Ma è sicuramente non forte, allora, non forte, forte non lo rischi non neanche lo perché se la prende forte, scarsa, ecco. Beve di angolo. È l'unica bravo, cosa che non deve fare. L'unica cosa che non farei è tirare forte. Anche a saperla di prenderla così, non. No, la forza che non gli do, cioè, non gli do a quella distanza lì. Certo. Se sono indietro e devo fare qualcosa, per carità, ma a mancarmi uno a quella distanza lì, no, anche perché più volentieri le butto in corta tutte mettere due. In difesa con Cibocchi preferisce tirare questo tiro anziché tirare un giro. Ora, lascia stare che non ha realizzato niente e non ha fatto una difesa strettissima, sì, però tecnicamente è molto meno ma, difficile, ma scherzi. Manca 20, fai 6, ti metti a 14. Difendi, perché se fai 6 e fai il castello, difendi. No, addirittura la vede per un angolo, un pallino da 3. Angolo, e chiude. E chiude Cibocchi, e chiude Gibilisco questo terzo set. Finalmente ce l'ha fatta a vincere un set. E si leva. Gibilisco, e allunga il match, quindi si va al quarto set. 2-1 per Cibocchi. Il replay di questa conclusione di angolo di prima intenzione. Noi andiamo in pubblicità e poi anche un po' in pausa con gli highlights, perché i giocatori hanno chiesto una pausa. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.
Eccoci tornati in diretta per seguire il quarto set. Batterà il detentore della biglia gialla Cibocchi. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Primo set d'appannaggio con grande margine di Cibocchi. Sembrava che il destino opposto fosse nel secondo set per Gibilisco. Poi quella rimonta contornata anche da qualche errore da parte di Gibilisco, fatto andare il match sul 2-0, poi il 2-1 di Gibilisco nel terzo set, che ha ripreso da dove aveva lasciato con qualche patema d'animo in meno rispetto a quelli che ha avuto nel secondo set. Diciamo se gli è scrollati i patemi d'animo, perché si stava un po' riammalando. Chiedo scusa, mi si era aggrovigliata la cuffia. Striscio di calcio per Gibilisco, una buona uscita. Conserva tutto in difesa centrale. Vediamo quanto corre questa gialla, tanto da evitare forse la garuffa di risposta. Quel pallino potrebbe infastidire una battuta, ma infatti credo che non abbia a disposizione la garuffa se non proprio sì, un passaggio millimetrico al pallino, eh. Ci passa no, abbastanza vicino, eh. Ma taglia a sinistra, amico, c'è una tanta di lunga. Sì, però insomma sicuramente un pochino, addirittura l'ha fatta larga. Però il suo fastidio lo dà, eh. Lo dà otticamente anche come steccata, perché comunque tagli a sinistra con il pallino. Devi stare attento a non toccarlo con la stecca, esatto, oltre con la il pallino proprio lì vicino, cioè qualcosina può disturbare decisamente. Infatti hai visto, ha trattenuto la steccata anziché affondarla, perché chiaramente ha evitato il rischio di toccarlo anche con la stecca. E qui ci va di bricola di parabola Gibilisco. Mi sa che rimane corto. E lascia la prima occasione del quarto set a Cibocchi, che sia un'occasione che si dovrà guadagnare con la mano sul legno, insomma, diciamo fare due, fargli fare il disegno giusto, ma fare due è un volo. Questo è al limite della rinuncia, questo traversino qui. Ha giocato benissimo, ha giocato in modo perfetto, un capolavoro Cibocchi. Questo tutt'altro che scontato, questo 8, bravissimo. Ripeto, anche se ha fatto 8, per me è quasi al limite della rinuncia. Sì, anche perché c'è quel punto lì, non ce ne sono altri. Fine, Non è un tiro che dava margine d'errore. Tra l'altro ha avvicinato anche molto bene la sua alla sponda lunga, quindi creando anche uno schema difensivo quando la difesa non c'è, perché vede direttamente la biglia, quindi tutto da guadagnare. Questa conclusione Gibilisco che tira gira a farfalla, credo, sì. Non prende la... Si è fatto buono entrambe le sponde. Qui è in una delle posizioni, diciamo, meno pericolose, perché quando giochi la farfalla, se invece di prendere la corta prendi la lunga, lì diciamo è ancora in... non bevi è intolleranza. Se arrivi un po' più dall'alto, come tocchi la lunga, bevi di garuff. Tanto parte molto bene Cibocchi su questo quarto, in questo quarto set realizza 8 punti di traversino e subito dopo questo gira ad andare avanti da 6, quindi 14-0. E tra l'altro una bella difesa diagonale per Cibocchi, due palle una più bella dell'altra. Anche questo giro era assolutamente da guadagnare, giocato così. Poi sponde biglia esiste e lo gioca anche benissimo Vittorio, 4 punti per lui. Vediamo se adesso il match sale dal punto di vista tecnico e delle realizzazioni. Come ricordava Nicola, seguiremo chiaramente tutta la NBC fino a lunedì, ma lunedì non ci fermeremo, inizierà il campionato a squadre di Serie A, le prime due giornate, nella seconda parte della giornata di lunedì e poi martedì, e lo trasmetteremo in diretta ed in esclusiva su Billiard Channel.
Ancora sponde biglia per Gibilisco. Pallino al largo del castello, questa volta non l'ha indurita, gli è partita una steccata. Tra l'altro ci saranno 5 gli appuntamenti con il campionato a squadra di Serie A, si parte da Calangianus e poi si proseguirà sempre alla fine delle prove NBC, prima a Salerno, poi a Lucera e poi a Maddaloni, e poi le ultime giornate verranno le ultime giornate della regular season e poi la fase finale poi sarà giocata a San Mezzano. Quindi un grande appuntamento che è stato rinnovato dopo quello della scorsa stagione, che fu giocato interamente solo e soltanto a Salerno, invece è diventato un campionato di Serie A che si è andato a accoppiare alla fine di ogni prova dell'NBC, quindi diventa errante come il campionato italiano. Vedrà impegnate 8 squadre, come lo scorso anno ci sono delle squadre che hanno confermato la loro partecipazione, mi viene in mente il Golden Eagle, il Lucky Club, il Red Italia, ha preso in forza il campione del mondo. Sì, chiaramente c'è stato qualche cambiamento di forza in campo, però insomma molte squadre hanno confermato, come la Trick Shot, come il Tonelli Hotels, come il Red Italia, come il Lucky Club. Ci sono delle new entry che sono il Guglielmo Teleangolo 50 e il Ponte d'Era. Il The One c'era anche lo scorso anno, sì, anche Pescara, lo scorso anno. Sono un paio di new entry e qualcuno che ha rinunciato, insomma, alla bergamasca, new entry alla bergamasca, new entry, sì, sì. alla bresciana, a bresciana, sì, sì. Beh, ma new entry l'hai studiata, diciamo, non l'ho pronunciata bene, dai. No, invece mi piace, perché è una lombardizzazione di alcune tue. Però insomma sicuramente un campionato tutto da vivere, e sarà emozionante come è stato quello dello scorso anno, con un finale veramente incredibile tra Red Italia e Bigliarchep e Valdelsa. Eh sì, la fase finale proprio di quella partita. Thriller. Angolo per Cibocchi. Largo l'ha scelto in luogo di un gancio, probabilmente un po' più agevole. La Ponte d'Era, il Ponte d'Era ha fatto una squadra, hanno fatto la squadra toscana fondamentalmente. Sì, Bigliastar Ponte d'Era con Agnello, poi Simone Spagna, c'è anche Fabrizio Borroni, Andrea Martinelli, Alberto Putignano e Danilo Daiana. Dopo poi in qualche pausa, che nei prossimi giorni, dai, ne parliamo un po' prima che inizi, andiamo a scovare un po' tutti i componenti delle varie formazioni. Sì, perché c'è stato qualche cambio, sì dai, poi ci penseremo da lunedì, dalla giornata di lunedì. Intanto Cibocchi, forse a memoria del fatto che così distanti da sponda non li aveva giocati eccezionali, ci pensa giustamente a questo giro. Ma il risultato no. È sempre lo stesso, sullo stretto. Secondo me questi sono errori proprio di valutazione, non tanto di esecuzione, quanto proprio di valutazione del tiro, e rimangono sempre figli del fatto che quando la palla avversaria è distante tanto da sponda, il giro diventa innanzitutto molto meno schematico e poi obiettivamente più difficile da eseguire. Fase interlocutoria di gioco, 14-4 il vantaggio di Cibocchi in questo quarto set. Chiedo a Mirko, abbiamo attivo anche il secondo canale?
No, perché non l'avevamo ancora detto, abbiamo attivo anche il secondo canale, potete scegliere chiaramente accedendo alla nostra piattaforma di Billiard Channel, e in questo momento l'incontro che vi stiamo proponendo è quello tra Mario Alibrandi e Andrea Fracchi. Tre punti su questa conclusione di Ricciolo per Cibocchi. Si porta a 17, non credo che abbia difeso veramente al limite. Vedo una parte di biglia. Mandiamo lo Strator a Tomma, ma sì, diciamo che il passaggio, cioè, mi sembra corretta. La distanza anche di passaggio dal birillo esterno dell'italiano. E qui non gli è Non è partito il colpo. partita. Non gli è partito il colpo sotto, gli è partita. La palla è arrivata a Piatta. contatto con l'avversario, con l'avversaria ruotando in Tanto avanti. rimandiamo il rullo, almeno lo riguardiamo da capo. Almeno facciamo un riepilogo sugli altri tavoli, diciamo. Sì, dicevo, la palla battente è arrivata a contatto ruotando in avanti, ha squarciato naturalmente la traiettoria della palla avversaria. Subiado numero 1, avanti mezzanotte, 2-1 su Pane Bianco. Al primo set Boarelli selvatici, Simone Foti è sotto 1-0, è sotto anche nel parziale del secondo set contro Biagio Masceri. Alessandro Locci avanti 2-1 nel derby, no, non è un derby, quindi avanti 2-1 contro Mauro Cuccia. C'era stato prima un altro derby siciliano. Alfredo Massimo è in parità 1-1 contro Alessandro Clerico. Massimo Malafronte se la vedrà tra poco con il Bella quella partita. signorotto Riccardo Nuovo. A un solo punto dalla vittoria Fabio Chicca contro Michel Galeotti, perché il parziale del 4-7 dice 59 Chicca, 40 Galeotti. Avanti 2-0 Danilo Fois contro Giovanni Casula, però è avanti nel terzo set Casula. Avanti 2-0 Ivan Rocco Nigro contro Francesco Arzillo. E avanti 2-1 Alibrandi contro Fracchia. E intanto poi sul biliardo numero 11 è stata chiamata la partita tra Fernando Mallitti e Iuri Agnorelli. Qui si parla già I di nazionali, già nazionali. diverse partite già dai nazionali, e adesso Alessandro Cibocchi mette a posto il giro, lo fa in modo splendido con questi 8 punti. Portano il parziale 25 a 12 per Cibocchi, che ha un solo set dal passaggio del turno. 2-3 per Gibilisco, una buona presa di biglia che gli garantisce una difesa. Vediamo se addirittura da non perdere È la difficile non garuffa perdere dietro. Garuffa, però diciamo potremmo essere al limite. Sì, più che altro sull'ingresso, non sulla battuta. La battuta ce l'ha Sì, no, tutta. la battuta c'è, proviamo a disegnarla, manda pure lo Strator. Qualcosa di questo tipo. Passaggio veramente radente, con la possibilità di graffiarla di Ma prima. addirittura è entrato troppo e passa nella terra di nessuno. Tra Birilli e Pallino. Ha fatto lo stradifficile qua, Fatto giocatore difficile ternano. a entrare troppo e fare zero era praticamente impossibile. Che è un brillo, almeno il pallino c'era un'unica strada per non fare niente e lui l'ha trovata. E lui se l'è preso. Gibilisco sta chiaramente sul pelo di palla per trovare poi l'entrata. Forse taglia leggermente troppo, ma non dovrebbe perdere un'esecuzione frontale. Cibocchi ha ancora la possibilità di andarci di garuffa, questa sicuramente più agevole, con una buona distanza della palla bianca dalla sponda corta.
agevole nell'ingresso, è veramente preciso Cibocchi in questa occasione, altri 8 punti questa volta di calcio per Cibocchi, 33-12, si prende un buon margine in quello che potrebbe essere l'ultimo set qualora riuscisse a vincerlo Cibocchi. Peccato davvero, un Vittorio Gibilisco assolutamente sottotono in questo incontro, non è realisticamente mai riuscito ad entrare in partita. Intanto mi sa che termina l'incontro tra Fracchia e Alibrandi, vince 3-1 Mario Alibrandi. Giro di colpo in testa per Cibocchi che sfrutta la chiusura del tavolo stando sul largo a ringruffare dentro il castello. Perfetto, anche 4 punti di assoluta qualità. Adesso sta alzando davvero il livello del gioco, sia di calcio sia di prima. Decisamente. Sta giocando effettivamente meglio. In un quadro, diciamo, generale, Cibocchi non ha brillato, a parte queste ultime tre conclusioni, però se si vuol fare, diciamo, un'analisi globale è quello che per ora sta meritando di più. Come si direbbe, realisticamente ha fatto il suo, non sul suo livello. Un assente ingiustificato, Vittorio, oggi è... Poi può succedere la giornata, probabilmente la pesantezza psicologica del tavolo televisivo, a cui è decisamente meno abituato di Alessandro. Tra l'altro non semplice questa uscita per lui. Bravissimo, è riuscito a trovare un'ottima strada di tre sponde di calcio. Sì, e tra l'altro guarda, è stato anche sfortunato perché a entrare di più lasci davvero poco e marchi di più, a entrare marcando solo due lascia una garuffa, seppur non semplicissima, ma un'uscita Cibocchi ce l'ha. Anche da solo in chiave difensiva. Bravo. Qui Cibocchi per la forza. Prendendo spunto anche un po' dagli errori di Gibilisco, che è sempre stato sotto misura. Questa esecuzione qui gli ha dato molto bene la forza il Ternano. Che va di accosto, non ci tira. No, sembra di due. Orientato di due, vediamo se per la parte stretta per fare una messa di traversino o semplicemente per l'incastro. Parte stretta, un po' via di mezzo. Sì, un po' via di mezzo. Era anche lunga, perché per se la vuoi concepire, questa era la forza per un ingresso di palla piena, buttarla in fondo. Tutto sommato, guarda. Non è una rimanenza, anzi, tutta da guadagnare, però c'è possibilità esecutiva per Cibocchi a margine d'azione con la stecca. Sì, poi anche se non dovesse partire proprio un fiore, può fare sempre anche il pallino da 4. E poi il pallino in quella posizione aiuta anche in chiave difensiva. Anche se non ti parte in modo eccezionale così, puoi fare sempre 4. Poi ora... Tra l'altro il contatto del pallino l'ha fatto addirittura rimanere dentro, credo. Siamo un po' al limite, ma credo sia rimasto più dentro che fuori. Secondo me è rimasto dentro. Ne vede al massimo mezza. Mezza la devi fiondare proprio con la speranza che rientri, se... Ma ci devi lasciare andare un bel missile, che poi dopo la quadratura difensiva... Ma secondo me la, la vedi di più? Sì, perché per come sta puntando. La vedeva di più, sì.
scambio dal rimpallo, vediamo se però ti metti lì vicino al pallino da 4, ripeti il pallino. Diciamo è buona solo se fai 16 questa biglia, poi dopo la rimanenza è scontata che dopo tu perda sicuro un pallino da 3 o da 4, in questo caso lo perderà da 3. Se gli alza anche un pochino la forza, secondo me quel pallino lì gli si alza davanti. La bianca. Ma sai, qui deve tirare a scappar via fondamentalmente, sì, si certo. Deve garantire il fatto di scappar via. Però è attaccato il pallino, secondo me va un filo lungo quel pallino lì rispetto infatti, sarebbe andato lungo se gliel'avesse alzato davanti, scappava via. Lui secondo me ha tirato pari pari con questa intenzione senza forzare troppo il fatto di andare in buca con la sua, cosa che mi piace perché all'italiana sì, meglio lasciarla sul 20 anziché lasciarla nel quadrato del 10. Ha possibilità, agibilisco con quel pallino vicinissimo alla mano d'appoggio. Deve prendersi grande qualche qualità, rischio. Bravissimo. Forse il tiro più bello della sua giornata è proprio questo. Sì. Se l'è guadagnato al momento giusto, quando non aveva più tanto margine di errore. Appoggia bene la sua sul centro della corta, quindi ci sarà un tiro interlocutorio cercando di realizzare il pallino da 3 per Cibocchi, che effettivamente qua giù in fondo è veramente piccolo. Sì. Quindi non è che ci si possa basare sulla marcatura di questo pallino, ma andarci un po' nei pressi. Infatti non lo marca, ma allunga il gioco, sfida ancora una colpitura a tutto biliardo gibilisco. Bella manovra da parte di Cibocchi. Sì, bravo per la forza. Tra l'altro questo è un giro, diciamo che su un biliardo che chiude così esiste a ingaruffare, però c'è tanta distanza tra le biglie, scomodità di partenza. Potrebbe anche rinunciarlo questo tiro, ma mi sembra che abbia l'intenzione di rinunciarlo. Allora, ti do lo sfaccio di una passata, gli è rimasta un po' nella stecca, vediamo se riesce a quadrare. Alla fine ha quadrato, però chiaramente non fa una difesa da mettere tanta apprensione a Cibocchi, che ci può arrivare di bricolla. Sì, qui diciamo che non ne mette affatto di tensione, qui l'unico errore, cioè sono un paio, sì, lo stretto rimanendo corto, il largo proprio se vai larghissimo, se no ecco, questo è un largo che spinto in fondo lascia comunque di nuovo questo tipo di difesa a vista, chiamiamo, di rimanenza accettabile con le, anche sì, qui con è obbligato a tirarci, sì, penso batterà in garuffare, non penso tiri la parificare, anche se non è semplice. Due punti, vediamo se questa ringaruffa dentro. No, forza è buona. Sì, perché trovare quei 20 centimetri dopo 5 metri che fa l'avversaria non è semplice. Sempre un'incognita. Sì, una stra incognita. Diciamo che qua il punteggio sicuramente lo confortava in questa scelta, perché essendo così indietro con l'avversario a meno 16 è corretto forzare qualcosina in più. Mettici anche che tirando a parificare, non lasciando la battente vicino a sponda, poteva pagare lo spondebiglio, arrivo a pallino. Ecco che questa attenzione la combina. Mamma mia. Combina un disastro Cibocchi, perché gli gira dietro di 3, beve 10 punti da biglia libera a gibilisco. Mamma mia, che errore di Cibocchi. Questa, se mi avessero detto di scommetterci qualcosa, nemmeno un penny. Attenzione, adesso biglia libera, pallino da 4, se accetta la biglia sul posto è praticamente scontato. C'è anche la marcatura di Castello, non può però chiudere Vittorio, perché dopo aver fatto tutti acchiti da 10. Ma qua Gianluca c'è il pallino da 4 fatto. Sì. Insomma, il biliardo che rientra così tanto, fare 2. Vabbè, fai 6. Sì. Botto, dai. Fino a fatto 8. Questo 2 qua ci avrei scommesso un
tanto, ma non perché, perché essendo la sponda che schiaccia così tanto, e se non sei abituato, tu ce l'hai, ce l'hai in mente, ce l'hai memorizzata, sì, quella porzione lì. Ti viene anche male dire Miro un filino più di là, perché fai il due di là, ti no, a volte fai proprio un bel niente di là, quindi. Sì, sì, comunque 8 punti. Il peccato è che comunque giocandola così, ed è una valutazione da fare sicuramente, rimani vicino a un pallino che può, insomma, se gli fa questa steola più vinto che perso, eh. Ce l'ha la steola? Di calcio? Ma la vede la corta? Io penso di sì, di colpo d'occhio, a colpo d'occhio ti dico di sì, Infatti va sulla palla. Non ce l'aveva la corta non ce l'aveva la corta, perché è passato vicino al berillo. Infatti io non l'avrei tirata di lì neanche a quella distanza, con poco margine così. Infatti te eri tranquillo che tirasse, ma secondo me non la vedeva la corta per far giocare, per giocarla di sponda palla, che ti dava molto margine. Sai perché te l'ho detto? Perché stavo guardando direttamente sul tavolo, e a vedere da qua, che ce l'avevo abbastanza dritte le biglie, mi sembrava esserci, però siamo un po' defilati rispetto a questo tipo di diagonale anche qua dalla cabina di commento. Tant'è che comunque si è messo in partita Vittorio Gibilisco. Andato a 56 contro i 47 di Cibocchi, che va sul largo di Garuffa. Buona uscita. Esiste il 5 di calcio, esiste il trasponde di calcio. Avversaria ha una distanza, diciamo, discreta, dove c'è possibilità di realizzare. Deve stare assolutamente attento alla forza. È rimasto più di qualche volta sotto misura lì Gibilisco. Errore che deve cercare di non fare. Sta intercetta la parte stretta dell'avversaria. Cibocchi di Garuffa. Tiro assolutamente determinante se vuole esaurire il match prima della bella. Qui anche due sarebbero stati parecchio importanti. E ora il problemino passa nelle mani di Gibilisco, che sta andando a guardare quali sono le possibilità per lui. Ma io, se risponde, non le tirerei neanche a dirmi che c'è il passaggio, che se grafico il pallino e dai biglia a mano, ma anche perché secondo me quel passaggio non esiste. Per me c'era solo ed esclusivamente per prendere la palla larga. Anche perché non ho capito dove può essere il guadagno, cioè, a tirarla di tre. Infatti va di candela. Sì, ma giustamente anche. Purtroppo quel pallino non gli dà tantissime possibilità. Deve stare attento, lo deve toccare, non deve prendersi troppi rischi. Perché anche lasciare la biglia libera poi con l'acchito coraggio che è sotto, con l'acchito che è sotto, dai poi la possibilità di chiudere anche a far mancare 11 l'avversario. Qui Alessandro deve scegliere se tentarla lui. C'è la possibilità di fare lunga lunga pallino con la battente, ma se non lo fai hai perso. Ma vedono la corta, c'entri le biglie, sì. Sì. Abbondantemente. Quindi dalla grossa.
Sì, anche perché lì la palla di sventaglina passa anche, guarda, quando le linee delle palle piene guardano questo che hai appena disegnato, anche fino al 2 la palla passa sicuramente, ma Sì, poi a questa distanza. passa prima la bianca, sulla Sì, linea passa prima orizzontale. l'avversario, sì. Una possibilità di chiusura se la dà. Ma non è presa scarsa. Quindi regala il set a Gibilisco, quindi si va alla bella tra Gibilisco e Cibocchi. Noi andiamo direttamente in pubblicità, senza replay. Ogni pezzo di legno è un racconto. Ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. Che partita strana, caro socio, eh? Eh sì, quello che aveva combinato Gibilisco nel finale del All'inizio. secondo set l'ha combinata adesso Cibocchi. Secondo me l'ha combinata anche più grossa di Gibilisco, Il trasfondo di perché calcio, insomma. sì, un errore gravissimo, Sì, anche perché 15 punti avanti. c'era la sponda davvero vicina, un'uscita prossima al 10, insomma. Non ti Un dico che errorino. bisognava impegnarsi per girarci dietro e bere 10, ma insomma, di sicuro un errore gravissimo per un giocatore come Cibocchi in quel momento della partita in cui stava fondamentalmente, non ti dico dominando, però un po' in controllo era perché era 15-16 punti avanti, sei avanti 2-1, insomma, non è che hai particolari tensioni o problemi, però se bevi 10 intenzione ci vai. Capito? E anche qua, socio, quando vieni fuori con queste Massime però non non scontate, scontate, socio, se no assolutamente mi butti troppo giù, no. Se ti faccio sempre i complimenti, ti dico che sei migliorato, che vedi le palle davanti, Qualche incrocio, ormai non hanno più segreti. Sull'angolo di terza e colpi in testa ci dobbiamo lavorare, però. No, ma non l'ho mai. Infatti ti ho detto, non lo conosco perché non l'ho mai tirato. In quel modo Invece lì di anche, colpo in guarda che è testa. un tiro, soprattutto in chiusura, adesso parte le battute, guarda che è un tiro che è da, secondo me è da avere. E soprattutto è da Però avere chiusura nella bisogna traiettoria. arrivarci, Bisogna arrivarci alla chiusura per poterlo tirare, Bravo, bravo, Quello non è scontato, eh. bravo. Però ormai è prossimo il tuo rientro alla competizione, quindi. Sì. Proprio A vicinissimo. padel, E qui tanto bravo era stato su quel traversino dove ha realizzato 8, si è voluto riprendere ancora in una situazione ancora più difficile della precedente, ritirare il traversino di 2 e qui, insomma, e qui la partita si è definitivamente ammalata, girata. Vediamo se incomincia a centrare anche i giri ad andare avanti Gibilisco. Su quello ci dobbiamo ancora lavorare, sempre stretto anche lui. Sì, anche perché non so fino a che punto gli servisse giocarlo in questo modo o poteva giocare qualcosa di forte, difficile andare avanti a questa forza quando hai così tanta strada dell'avversario al primo impatto con la lunga. Cibocchi ha un po' perso la strada, non che questa fosse facile per carità, cioè non era difficile come bricolla, ma con il castello così distante non è scontato, no? Prendere i birilli. Però sicuramente un po' della positività di Alessandro ora non c'è.
Avevamo rischiato un incidente abbastanza grave, pericoloso. No, perché il diamo, i gossip ogni tanto nel momento. Noi abbiamo la postazione di commento che è praticamente adiacente all'entrata di servizio del bar e dove mangiamo, e comunque del bar qua dell'Expo. E c'è una scala che va dal bar fino ad arrivare alla nostra postazione di commento, che effettivamente è un po' pericolosa. È un po' pericolosa. Ci mettono un tavolino lì vicino alle scale. Esatto. Ma abbiamo sentito cadere la seggiola, meno male è caduta solo una sedia. Esatto. Anche perché sennò ce lo troviamo sul computer della regia. Vediamo se riesce a salvarsi su questa soluzione cibocchi, veloce dalla lunga. Ancora giro, non si salva, ancora giro per Gibilisco. Questo è da conoscere. Continua a puntargli l'effetto, non riesco a capire il perché dell'effetto interno a questa palla qua. Esprimiti, Biondi. No. Ho capito, ma non puoi essere così. Ha fatto per tornare nell'angolo con la sua, però chiaramente complica la realizzazione di questo giro. Perché quello lì te l'allarga tanto, ti fa fare come se tu facessi uno striscio, tu dovessi stringere uno striscio, ma allarga troppo il giro. Però per lasciare in diagonale, però effettivamente non è il modo più semplice dargli quell'effetto per realizzarlo. E qui viene fuori la politica del mio socio. Che ti devo dire? Come primo incontro della giornata, semibruttino. Sì, vabbè, è chiaro, non hanno giocato al loro livello, dai. Ora Gibilisco non l'abbiamo commentato tante volte, ma lo conosciamo ormai da tanti anni. Cibocchi l'abbiamo commentato tante volte, effettivamente, insomma. No, tra l'altro, Alessandro, non è che si vince un campionato televisivo, ha giocato sempre molto bene, sì. Difficile che anzi non ho memoria di partite in colori, sì. Anzi ho più memoria di partite giocate giocò una finale del campionato italiano Master, l'ultima insomma che ci ricordiamo più recente. Bellissimo, insomma. E adesso rigioca bene il giro, almeno in chiave realizzativa. Vediamo se arriva anche la forza per difendere. Ma credo di sì. Sembra credo proprio di sì. Non tanto con i birilli la difesa, ma con il pallino. Che è lì, chiaramente, in posizione iniziale. Poteva creargli uno scudo. Che credo stia giudicando le due a mo' di tre, per ora non sta giudicando la raddrizzata di leggera parabola, e secondo me non fa benissimo a non valutarla, ti dico la verità. Prima, allora, proprio su questo tiro qua l'aveva salvata bene prima, perché qua devi essere allegrottino con la forza, ecco, però è una diagonale che si presta proprio per questa cosa a non essere salvato, e giustamente, come giustamente dicevi tu, il valutare, quantomeno il valutarla la parabola, era cosa buona. Vediamo se ne approfitta Cibocchi di questo errore. Ci va di giro appena da chiudere. Lo chiude troppo Cibocchi, porta bene le biglie in difesa. No, ma il passaggio c'è allora. Oddio, per come l'ha guardata... Sì, bravo.
Ne ha un impatto col pallino positivo per Gibilisco. 5 punti. Stessa soluzione per Cibocchi, ma senza gli impedimenti di sorta sulla traiettoria del tiro. Sullo stretto Cibocchi, buon per lui che la battente si va ad accovacciare vicino alla sponda, non dovrebbe veder palla direttamente il giocatore siciliano. No, ha difeso, quindi adesso uno schiaffo. Io l'ho preparato, poi tanto lo dirà lui, eh? Sicuramente adesso i tempi se li è presi, ha preso quelli giusti. Immagine giusta del tiro, sul rimpallo trova difesa. Sì, il rimpallo li può anche portare a realizzare dei birilli. Non è ancora una zona dove il rimpallo può portare a bere, a meno che tu non prenda proprio un rimpallo esagerato. Ivan Finezza cerca la finezza chiaramente di prima, bravissimo, ma con patema, eh? Giri troppo, sei di traversino. Non aveva tanto margine di errore. Sì, bravo, è un tiro. Questo si può proprio dire il coraggio di una scelta, perché la prendi un po' più grosso, sei rovinato. Due punti su questo traversino di prima intenzione. Non entra proprio l'adrenalina in questa partita, neanche nella parte finale, a meno che non arrivi proprio quando tutto diventerà determinante. Faccio per Cibocchi a rientrare. Era facile fare questo, portarla troppo. Su questo biliardo sicuramente la qualità c'è, non è riuscito a tenere la forza bassa. Vediamo se qua Gibilisco memore anche degli acchiti che ha tirato bene a questo momento da quella zona, si sforza. No, l'impatto col pallino no, l'impatto col pallino non gli fa niente a questa palla qua. Prenderla scarsa non gli fa niente. Se la piglia un po' più grossa e fa filotto di prima, so ce lo piglia sopra, eh. Se la prende così, l'ha presa scarsa e ci si è impattato pieno. Se la prende più grossa e si sostiene di più, quindi chiaramente lo prende sopra, va bene che hai l'effetto a sinistra, ma se ci rimpalli puoi rischiare di andare a bere anche con tutto l'effetto. Se ci rimpalli te la aumenta, ti salza dal punto di battuta a lunga, di sicuro. L'unica cosa, se gli vogliamo trovare una forza un po' abbondantina, però alternativa. No, ma era da tirare, poi sicuramente poi con la colpitura di Gibilisco, tra l'altro, si tira.
Vediamo intanto se è possibile le altre partite in corso sui biliardi. Giuseppe Sant'Anastaso deve iniziare la sua partita contro Adalberto Gori. 1-0 di Luca Boarelli su Luca Selvatici al biliardo 2. Un bel incontro ci sarà sul biliardo 3, che vede contrapposti il maestro Gerardo Mascolo a Natalino Scorza. Avanti 2-7-1 e 52-45 Alfredo Massimo contro Alessandro Clerico. 1-0 di Riccardo Nuovo su Massimo Malafronte al biliardo 6. Teo Faiella se la sta vedendo con Odino Crepaldi e sono in sostanziale equilibrio. Danilo Fois e Giovanni Casula sono sul 2-2. Proprio sotto la nostra postazione al biliardo 10 stanno giocando Marcello Drago e Michele Cipriani, sono al primo set intorno ai 15 pari. 2-0 di Yuri Agnorelli su Ferdinando Mallitti e poi l'incontro che vi stiamo proponendo adesso sul biliardo 12, che è il nostro biliardo televisivo. Tanto giro il pallino da 4 per Gibilisco, che ne realizza 12 in tutto. Appoggia bene la biglia di Cibocchi a sponda corta, mettendo tanta distanza. Ecco, questa è bella veramente. Questa è bella, addirittura qua mano sulla sponda. Tutto difficile. Vediamo se ci sarà la risposta di Alessandro Cibocchi. Si guadagna 9 punti di vantaggio Gibilisco. C'è possibilità di replica, tutt'altro che semplice, se la deve guadagnare questo Alessandro. E qui rimpalla, prende rimpallo, realizza il pallino da 3. Vediamo come finiscono le biglie. Non in modo positivo per Cibocchi. E qua Vittorio deve guardarsi questa palla molto molto attentamente, perché potrebbe avere un peso specifico soprattutto a questo livello dell'incontro, molto molto importante. Solo 5 per Gibilisco. Buon per lui che il pallino gli dà un piccolo bonus, diventano 7. Però questa la ritirerebbe volentieri, soprattutto per il termine corsa. Sì, perché dicevo, se gli aggiungi la fila cominci a metterti a una quota molto interessante per la gestione della partita, a parte il mettersi a più 20. Però qua secondo me è obbligato Cibocchi nella scelta. È un gancio che purtroppo per lui, ammesso che ci sia, non ti dà la possibilità della doppia opzione attacco-difesa. Ma penso tira frontale, tira lo sfaccio. Vediamo come impatta il pallino. Rosso. Male. 7 punti anche per lui. La nota positiva è che lascia praticamente quasi a colla la biglia bianca. Sì, peccato, gli è un po' saltata. Se non gli salta potrebbe realizzarlo di seconda, calciare il pallino da sotto con potenzialmente ben altra resa. Non semplice la replica per il siciliano, tutto biliardo. Vero che è un biliardo che aggancia molto, quindi ti dà anche il cuore di mirarla un po' più scarsa, che di solito non è buona usanza su queste palle qua. È un momento con un po' di nevrosi. Sì, ora questa partita un po' condizionata da
da tanti fattori che sono accaduti sia nel secondo sia nel quarto set, però non c'è stato mai una fase di gioco limpida, botta e risposta, no. Insomma un gioco pulito e regolare, sono successe cose molte volte a tratti curiose, diciamo così. È dovere giornalistico e di opinionisti, quando sono belle, diciamo, sono belle, questa è obiettivamente bruttina. Sottotono. Non è una colpa, giocare male al biliardo. Anzi. Bisogna andarci sul televisivo. Bravo. Insomma. Bisogna andarci soprattutto perché ci possono andare in tanti, bisogna andarci perché bisogna aver vinto delle partite prima. Più di cosa che qualcuno qualche volta si scorda. Abbiamo dei messaggi sulla nostra chat, caro socio, hai letto qualcosa di interessante, tu che sei un gossipiano ormai? No, guarda, ho letto un messaggio di Vincenzo Mauceri che comunica che praticamente ha smesso, insomma la cosa ci dispiace molto, ha smesso perché insomma secondo lui i sacrifici non sono pagati adeguatamente, quindi preferisce fare altro, che insomma ci ha salutato, qualcuno gli ha chiesto ma hai giocato anche tu e lui ha detto che si è preso, spero che sia una pausa. Una pausa sabbatica. Ora, lui ha scritto definitivamente, però insomma poi la passione quando torna... È difficile il definitivo. Speriamo sia solo una piccola pausa di riflessione che è capitata a tanti, tantissimi giocatori. Sì, lui adesso che milita nella categoria dei... Penso dei Master. Dei Master. Diciamo ha fatto un po' un percorso inverso, era riuscito ad arrivare nella massima categoria, quella dei pro, giocando anche tra l'altro per un certo periodo di tempo un ottimo biliardo. C'è una bellissima prova a Sanremo, finale con Fillia. No, ha perso la finale a Sanremo con Riz. La semifinale vinse con Fillia. Ah, vinse la semifinale con Fillia, sì, vero. Vediamo se questo pallino gioca in favore di Cibocchi. L'unica porzione che non gli giocava era questa. Ecco, se volete parlare di punto marcio del pallino, era proprio questa qui. È proprio l'esaltazione, la sublimazione del punto marcio. L'ha preso Alessandro. Sì, è vero, vinse la semifinale con Fili, è vero, sì, scusa. Semifinale drammatica con una chiusura di raddrizzata, mano sotto sì, spondo. Tutto biliardo, sì, bella. Però io penso che di smettere di giocare al biliardo non si smetta mai. E intanto qua gliela fa pagare. Gli confeziona un bel girone, bravo. 10 punti pesantissimi in questo momento dell'incontro. Beh, qui non penso che Alessandro abbia troppo da poter fare se non quello di giocare un buon pallino da tre cercando di anche magari una steola davanti, giocandolo con una bella misura. Ha giocato l'angolo traversato di passaggio, ha voluto sforzare Cibocchi, è un rischio che si è preso, esisteva questa possibilità, forse non il pallino da tre, adesso a rivederlo sto rivedendo le immagini proprio mentre scorrono nella diretta che è leggermente differita rispetto al commento, ed effettivamente il pallino da tre riguardandolo probabilmente non c'era. Questo comunque rimane un rischio che si è preso Alessandro, rischio che peraltro porta Gibilisco a poter battere un traversino. Secondo me si deve disinteressare il pallino a 4, può solo complicargli la vita, a meno che chiaramente non lo tiri piano, dici, può forte a girare, no.
Però non l'avrei tirato lo stesso. Un disastro questo, un disastro. Che se tiri forte c'hai ai 10, no, puoi guardo, fare 10. Non lo guardo nemmeno, ma lì a 10 ti metti un tiro partito. Ormai ci sei raffissato con quel pallino da 4. Sei innamorato di questo. Guarda a volte, lo diciamo sempre, probabilmente sempre lo diremo. Guarda a volte la tensione, i momenti strani della partita, cosa ti portano a non vedere, no? Roba che se ti fermi un secondo, guardi di più il punteggio, dici ma io quando ho fatto 10, insomma, mi metto a bello. No, ma poi hai la mano sul panno, le biglie abbastanza vicine, poi puoi fare anche 2, ci mancherebbe altro, però insomma è molto secondo me più ti facile devi fare 10. Lì ti devi impegnare a fare 2. Può accadere, può, però è molto più semplice fare 10 che 2. Basta dargli, come si suol dire, un po' il verso dello sfaccio. Sì, basta che la tieni poi, dalla grossa. Poi c'hai 3 passate, quindi, che tra l'altro possono essere dalla grossa per arrivare alla scalza, possono essere quasi tutte e 3 buone per marcare filotto. Ti vai praticamente a prendere quella fissa per il pallino da 4 che non aveva senso. Gli è andata bene che non è rimasto male. Infatti. Zero, ma la difesa, se non c'è il passaggio tra il birillo e il pallino, la difesa è discreta. Zero e se la prende più scalza rimpalla sicuro. Sì. A meno che, ma no, lui ha confidato. Io pensavo abbia tirato un pallino. Di che? Da? Da 4. E come fa a fare pallino a 4? Non lo se so, continuavo ad andare a vedere lì. Quindi per me, per tirarlo, lui ha confidato ad un impatto. Allora ha sbagliato di tanto se tirava pallino sta, a 4. Il disegno, se ci pensi, è venuto fuori curioso. Boh, non lo so. Tanto che Gibilisco pensa, noi facciamo un po' di momento gossip. Vediamo il nostro Mirko Bianchi che sta studiando geografia su Google Art. Sì, sta studiando mappe, sì. Trasferte, macchine a noleggio. Non si sa dove deve andare. È vero che lui da quella zona lì è uscito. Lui quando arriva a Bergamo è praticamente all'estero, Mirko, ma ci vuoi dire anche a noi cosa stai studiando? Queste sono le ferie estive. Queste sono ferie estive. Ah, Lucera. Ah, sta guardando. Ma però vuole mi sa che vuole dormire in un trullo. Non so se hai colto quello che ti stavo dicendo. Per lui, Bergamo, estero. Cioè. Sì. Quindi è poco abituato al. Sì, ma sta cercando qualcosa in un trullo. Sì. Lui c'ha quelle cose lì. Quando l'ha visto Babbo Natale gli ha fatto così con le mani. Un trullo, Intanto tira una pozione scarsissima sulla biglia per mandare il pallino da 4 verso il castello. Cibocchi, una buona soluzione che gli porta 6 punti, ma non la difesa, chiaramente. Confidava di allontanare chiaramente di più la palla battente. Tanto e qui molto non preciso. Gioca al fisso, gioca al filotto. Sì, preciso. Preciso sul difesa, filotto, ma no, sì, non era semplice era roba mettere dura. A posto. Si porta a 50 contro i 36. Vabbè, tutto secondo copione. Se qua gli fa il tiro Alessandro, si va al dramma. Socio. Tutto secondo copione. Se gli fa il tiro qui, dramma. E poi sì, vedremo. 12 o 14. Che pallino da 4 è abbastanza scontato. È scontato anche il dramma. Eccolo qua. Vai. 14.
giù, doveva finire così questo incontro qua, doveva arrivare così, via. Occasione adesso di chiusura anche per Gibilisco, che arriverà abbastanza forte sul pallino da 4, anzi senza abbastanza forte sul pallino da 4. Perché, che cosa tiri? No, c'è da tirare quello. Dai. Ma come? Cosa giocheresti? Ma di seconda e terza, tanto lo sposti quel pallino. L'angolo. L'angolo non mi piace. Ma che scherzi, dalla grossa. No, non so che non mi si chiuda. Ma è perché qua invece non c'è quella paura lì, ne ha piantati 18. Giochi un po' più basso, di forza. Mi sarebbe piaciuta più di là. E ha ragione lui, e chiude. Chiude. Ha ragione lui, chiude Gibilisco, una partita veramente stranissima, risale dal 2-0 dove sembrava non esserci storia tra i due. Cibocchi con un secondo set vinto anche in modo drammatico si è portato in vantaggio, poi un terzo set che è riuscito a recuperare Gibilisco, e da lì un momento non bello, come abbiamo detto, di gioco, che ha portato a questa conclusione. Comunque Vittorio Gibilisco ha fatto suo per 3-2 l'incontro. Voi adesso godetevi qualche highlights, è giusto il tempo per Nicola di arrivare in postazione di intervista, e poi chiederemo un po' a loro che cos'è successo in questo incontro. A tra breve. Alessandro Cibocchi, quindi a te la linea, socio. E qua Gianluca con Alessandro, sicuramente ci avevi abituato a prove sul biliardo televisivo molto, molto meglio di questa. Buongiorno a tutti, innanzitutto sì, credo che questa sia una partita orrenda che ho giocato e me ne vergogno un po', però ero teso. Capita, e non mi era mai successo. Oggi ero particolarmente teso, il motivo non lo so, perché siamo qua con un gruppo di amici, ieri ho giocato un ottimo biliardo, sono allenato in questo periodo, quindi è inutile dire quello che non è vero, e oggi non sono mai riuscito a entrare in quella bolla di concentrazione per anche le prime due partite me ha regalate lui, onestamente, quindi ho altalenato belle steccate, a steccate proprio orrende che non mi partivano, non riuscivo neanche a andare dritto, che di solito è una delle cose che faccio meglio. Sì, tra l'altro anche non brillando, diciamo, è riuscito ad andare avanti 2-1, avevi anche molto margine nel quarto, poi su quella tre sponde cosa è successo? Ma inconsciamente ho visto che comunque sullo stretto tendeva un pochino a chiudere, quindi io volevo solo spaccare sul largo, ma addirittura andare liscio di una biglia, credo che probabilmente ho commesso un errore che ho dato troppo taglio, quindi tutti errori che non stanno né in cielo né in terra, quindi c'è poco da... Dovevo finirla probabilmente 3-0 giocando malissimo e non me lo meritavo. Quindi è giusto che perdo perché così imparo la lezione. E quindi allora sicuramente qualcosa ti porti a casa, a parte qualche punto per la classifica, però sicuramente, insomma, ti vogliamo rivedere in un altro stato di forma. Ah sì, poi ripeto, venivo da ieri, la batteria di ieri, una batteria durissima, ho giocato benissimo. Non lo so, comunque ci proviamo alla prossima. Allora, ti auguriamo un buon rientro. Alessandro, prendo due parole al volo anche da Vittorio, che adesso sta parlando con il
coach Papini, chiaramente. E beh, qualche consiglio, qualche sgridata dal coach. Sicuramente qualche sgridata da Papini se le sono prese entrambi. Allora Vittorio, diciamo di positivo oggi c'è solo il risultato, non hai brillato, insomma, ti conosciamo bene anche se sei stato qualche anno lontano dal tavolo, sicuramente oggi ha vinto un po' più la tensione anziché quella del bel gioco. Sì, adesso, molto, ma anche lui non ha giocato bene, purtroppo mi è andata bene, spero di andare avanti. Diciamo oggi più un molta emozione, però diciamo più un merito rispetto alla vittoria che hai fatto ieri, davvero prestigiosa contro Fisso Maggio alla bella, una partita tiratissima, sì, anche se non ci speravo, però ho detto vediamo se ci riesco, ci posso riuscire, ci sono riuscito fortunatamente, qualche episodio, qualcosa, però va bene così. Spero di andare avanti. Gianluca, hai delle domande? Sì, volevo chiedere a Vittorio, innanzitutto lo saluto molto volentieri e lo rivedo molto volentieri. Volevo chiedere, ha detto emozione, se era un'emozione generata proprio dal tavolo televisivo. Chiaramente ti saluta, insomma, è tanto che non ti vedevamo sul tavolo proprio per questo tanto tempo lontano dal tavolo, forse questa emozione viene anche da questa lontananza. Spero passi, almeno gioco un po' più sistema. Anche, ripeto, anche lui non ha giocato bene, si vede, vero, un po', ma va bene così. Comunque, insomma, la gara prosegue, noi ti facciamo l'in bocca al lupo e ti auguriamo tante vittorie come a Prato tanti anni fa. Crepi, speriamo. A te la linea. Grazie, Gianluca. A te la linea, Gianluca, per la chiusura. E allora io la riprendo volentieri la linea per augurarvi ormai non un buon appetito, una buona digestione. Noi l'appetito lo andiamo a fare adesso con la nostra troupe, con la nostra super squadra di Billiard Channel. Vi lasceremo orfani dal commento per un incontro, il prossimo, quello che vedrà impegnato, scusami Mirko, Nicola Sgroi con Emanuele Cucchiara, quindi un bellissimo derby siciliano con questo ragazzino che insomma sta venendo su bene. Godetevi, speriamo, un bello spettacolo, e noi ci rivediamo poi a metà pomeriggio con un altro incontro commentato fino a poi all'esaurimento di questa giornata. Quindi vi diamo l'appuntamento a tra poco su Billiard Channel, sul canale del biliardo. Ciao a tutti.